Perché il vecchio è sbagliato nel mondo digitale, è considerato inadatto? Non mi riferisco ovviamente a me che sono ancora, come dire, proporzionalmente giovane, ma parlo proprio degli anziani, quelli che, pensate, se si occupano di fisica sono considerati dei geni che camminano un metro da terra, no? Se si occupano di medicina, un anziano professore, luminare nella medicina, wow, abbiamo preso lui, eh? Se invece lo si fa nel mondo digitale, non va bene. Allora, vedete, il mondo digitale è strano perché è fatto di cose che vengono distrutte e ricostruite. Pensiamo ad esempio a quello che è stato fatto con i social, è stato completamente rifatta, è stata ripensata la comunicazione da zero e oggi ha 4 miliardi di persone che utilizzano solo alcune piattaforme, 5 se andiamo a trovarle tutte. Quindi su 8 miliardi di persone nel mondo. Ed è stato il risultato di un tema completamente nuovo, no? È stato ribaltato tutto, rovesciato tutto, qualcosa che è associabile all'energia, alla voglia di innovare dei giovani. E poi ci sono altre cose che non possono essere fatte così. Pensate per esempio a tutto quello che riguarda dati, programmazione, algoritmi, tutto quello che è dietro a una base scientifica. La base scientifica, anche se innovata, parte da quello che è stato fatto fino ad oggi, non si butta via tutto. Cioè nella medicina non si butta via tutto, nell'industria non si butta via tutto, nella ingegneria, anche quella civile, non è che da zero dice adesso facciamo un nuovo modo per fare i ponti e dimentichiamoci le leggi della fisica, perché è vecchio. No, un vecchio architetto è una grande risorsa, un vecchio fisico, sono quelli del Nobel, no? Per capirci, è una grande risorsa. E allora dobbiamo fare attenzione a questo, anche perché, vedete, questo storytelling, ad esempio del mondo cripto che deve distruggere tutto, l'economia e ripartire da zero, piano B, è abbastanza, come dire, può essere negativo, perché cioè, l'economista tradizionale è visto come un vecchio. È sbagliato, non è vero. Esistono dei buoni punti di partenza, soprattutto per chi studia economia o chi ha studiato economia sa di cosa parlo. Quindi, occhio amici, nella percezione del tutto ciò che è digitale, intelligenza artificiale, devi essere assolutamente giovanissimo, perché altrimenti cosa vuoi capire tu di intelligenza artificiale? Dovete sapere che il mondo dell'intelligenza artificiale ha 50 anni di più. Cioè, molto di più, nella letteratura ancora prima, ma è un mondo che è cresciuto piano piano. Ora vediamo questi aspetti di comunicazione artificiale, come appunto i large language model, che quelli che si chiamano intelligenza artificiale. Purtroppo mi sono adeguato sin dall'inizio, invece di fare la solita battaglia contro i termini, e mi sono adeguato con quello sbagliato pure io, è finita là. Però lì dietro c'è un mondo. Non sono quattro ragazzini che mettono insieme quelle cose lì, ok? Solo per informarvi, va bene? Ciao, ricordiamoci, riflettiamo su questa cosa.